Il linfoma anaplastico è un specifico tipo istologico di linfoma cellule T che può essere diviso in due gruppi principali, il linfoma anaplastico cutaneo e quello sistemico. Il sistemico a sua volta può essere ulteriormente diviso in anaplastico ALK positivo ed ALK negativo e questo sappiamo ha un valore molto importante dal punto di vista prognostico. La terapia del linfoma anaplastico in passato è stata prevalentemente una polichemioterapia e i risultati purtroppo erano molto inferiori rispetto a quelli dei linfomi a cellule B. Una importante caratteristica del linfoma anaplastico è la presenza di un antigene, il CD30, che è fortemente e intensamente espresso dal linfoma anaplastico più che in altri tipi istologici di linfoma a cellule T. Quindi rappresenta un bersaglio ideale per un trattamento terapeutico con anticorpi monoclonali. Uno di questi anticorpi monoclonali è un anticorpo monoclonale molto specifico che è il brentuximab, che è un anticorpo monoclonale che è legato con un linker ad un agente chemioterapico che agisce sui microtubuli. Quindi praticamente il modo di azione di questo anticorpo è che si lega alla superficie della cellula tumorale, viene internalizzato, è qui che il chemioterapico viene rilasciato e quindi provoca la morte della cellula tumorale. In uno studio di fase 2 sui linfomi anaplastici che avevano progredito dopo una linea di chimioterapia, almeno una linea di chemioterapia, si usava questo anticorpo come agente singolo ad una dose di 1,8 mg per chilo ogni 3 settimane e i risultati erano veramente eccezionali. La risposta era più dell'80%, con più della metà dei pazienti che avevano recidivato dopo chemioterapia convenzionale che avevano ottenuto una risposta completa. Ad un follow-up dell'anno scorso che è stato presentato all'ASH, abbiamo mostrato che le risposte sono durature e l'overall survival, la sopravvivenza globale a 4 anni è più del 60% in una malattia dove la prognosi è veramente infausta. Quindi sicuramente un trattamento molto effettivo. Adesso studi attualmente in corso che stanno utilizzando questo agente in combinazione con chemioterapia come terapia di prima linea. Ci faranno vedere possibilmente la possibilità di curare un maggior numero di pazienti con terapia di prima linea in questo tumore di nuovo che ha una prognosi molto, molto, molto infausta.